Buonasera, siamo qui con il professor Carmelo Lavorino, con cui abbiamo fatto altri video, che è un criminologo tra i più apprezzati italiani, ma è soprattutto un investigatore e un consulente forense in casi giudiziari, che molti dei quali ha risolto favorevolmente, ha concluso con un successo. Anche nella schermaglia con l'accusa di cui parlavamo anche prima. Allora, questa sera parleremo praticamente del caso del giorno, anche se è un caso che risale a 40 anni fa, che è il caso della sparizione di Manuela Orlandi. La sparizione di Manuela Orlandi ha una particolarità, perché io, come me lo ricordo, ai tempi in cui scoppiò, che era nel 1983, se non vado errato. Sì. Allora, in Italia ci sono sparizioni ogni giorno, persone scompaiono e è quasi una normalità. C'è addirittura anche una trasmissione che si occupa di questi fatti. Però non tutti hanno lo stesso eco. È vero che Manuela Orlandi era una cittadina vaticana e quindi questo poteva costituire una particolarità, però in realtà cittadina vaticana è come dire cittadina di Roma, perché non è che la città del Vaticano è una specie di una quartiere di Roma, per cui chissà quanti altri casi simili si erano verificati. Ma perché il caso di Manuela Orlandi fin da subito acquista così questa enorme popolarità? L'acquista perché ne parla il Papa di allora, in una Angelus diventato famoso. Il Papa di allora era Giovanni Paolo II, che era senza dubbio il personaggio più popolare del pianeta in quel momento lì, per vari motivi, per la sua storia, per essere stato un appartenente alla gerarchia cattolica in un paese comunista, perché aveva subito un attentato, forse politico, chi lo sa, anche questo clamoroso, solamente qualche anno prima, il famoso attentato di Agrigià, e quindi quando lui parlava, la cosa acquistava immediatamente un enorme eco. Ecco, il Papa in un Angelus inaspettatamente parla di questo, del caso della sparizione di questa ragazza Manuela Orlandi, che non sembrava un argomento meritevole di una tribuna del genere. Il Papa di solito parlava di questioni di carattere internazionale, di grande importanza. Invece aveva parlato di un rapimento qualche anno prima in relazione, ma non era stato lui, era stato il Papa precedente, Paolo VI, che aveva parlato del rapimento Moro mentre questo rapimento era in corso. Però il Papa non si perdeva in questioni, dopotutto minime, riguardanti un caso di cronaca nera, anche se aveva commosso la popolazione romana perché questa ragazza era sparita. Però ne parla in maniera che ancora adesso di ascoltarla lascia qualche perplessità. Come prima domanda al professor Lavorino, vorrei chiedere cosa ne pensa di questa presa di posizione del Papa, di questo intervento del Papa improvviso che lasciò tutti quelli che ascoltavano la televisione, l'Angelus, lasciò tutti sorpresi, perplessi, Allora, e ci conosce il caso. questo intervento del Papa, oppure alcuni interventi del Papa, oppure alcuni interventi di qualche Papa, in effetti possono essere analizzati in maniera diversa. Hanno molte chiavi interpretative, quelle del Vangelo, quelle dal punto di vista umano, quelle dal punto di vista sociopolitico, quelle dal punto di vista di un probabile coinvolgimento di qualcuno all'interno della struttura del Vaticano. Quindi dipende sempre la chiave di volta interpretativa e dipende sempre dalla realtà che noi non conosciamo. Se il Papa non si fosse interessato, se non avesse enunciato la sua preoccupazione, il suo dolore per la questione di Emanuela Orlandi, avrebbe subito determinate critiche e ci sarebbero state determinate analisi. Invece, avendolo fatto, le critiche sono in un'altra maniera e hanno altre chiavi interpretative di matrice diversa. Quindi
Quindi qui siamo sempre nel campo dell'analisi a 360 gradi al quadrato. Perché? Perché se avessimo una certezza di qualche contesto di questa sparizione, che probabilmente poi è diventata omicidio, potremmo fare alcune riflessioni. Per esempio, quando Paolo VI fece l'appello, per la questione di Aldo Moro alle Brigate Rosse, si sapeva che il contesto era quello politico, terroristico e lui aveva un interlocutore ben preciso. Adesso, nel caso di Manuela Orlandi, non sappiamo se il Papa avesse interlocutore o interlocutori ben precisi o no. Qui voglio ricordare, perché proprio è un caso irrisolto dove non abbiamo dati. I dati sono pochissimi e quei dati che abbiamo sono tutti dati sporchi, non controllati. Noi non sappiamo esattamente come sono andate le cose. Quindi, non sapendo né cosa è successo esattamente, né qual è la scena del crimine, non abbiamo tracce, non abbiamo testimonianze, tranne qualche frammento che ne parliamo fra poco. Non abbiamo elementi certi, elementi fissi, è chiaro che la fantasia e anche le analisi e la creatività vanno a galoppare e si dirigono verso tutte quante le possibili alternative che ci stanno, quindi direzione a larghissimo raggio. Umberto Eco ci insegna, per esempio, quando si parla di misteri, dice, sai, dice, ci sta il mistero, quello manieristico, cioè quello a castello, che in poche parole ci sta una sola via di entrata, ma molte possibili soluzioni. C'è quello del tipo greco, come il labirinto di Cnosso, oppure il labirinto di Dedalo, che ha una sola entrata, una sola via d'uscita e quindi un solo percorso. Poi c'è quello di incroci figurali, di cui ne parlo io in alcune analisi criminali particolari, e poi c'è quello di Emanuela Orlandi, anche di Mirella Gregori, e questa sera parleremo anche di Mirella Ecco. Gregori, e di tutti quanti i casi risolti in Italia che noi possiamo definire misteri a rizoma. Il rizoma è quel fungo che praticamente cresce, non ha inizio e non ha fine, cresce in continuazione, assume moltissime forme. Si può inserire qualunque forma sopra una parte di questo mistero e fa diventare altri misteri e crea altri misteri. Quindi noi abbiamo che il caso di Emanuela Orlandi, collegandolo se vogliamo al caso anche di Mirella Gregori, sono casi a rizoma, ma anche come quello di Via Poma, oppure come quello del mostro di Firenze. Perché? Perché quando un delitto è irrisolto, automaticamente si vanno a innestare, a creare tutte quelle alternative, tutte quelle ipotesi che possono essere ipotesi, teorie, illazioni, può essere qualunque aspetto creativo della fantasia umana e qualunque aspetto fantasioso della creatività umana, hanno un aspetto logico e poi vengono inseriti diciamo, nell'enigma, nel paradigma investigativo. Allora, diciamo, qualunque alternativa, qualunque ipotesi ci può stare, è stata ideata, elaborata per il caso di Emanuele Orlandi, per me va benissimo, perché è vero che ha qualche pro e qualche contro, però i pro non sono dimostrati e i contro non sono nemmeno dimostrati. Quindi, diciamo, per quello che riguarda Emanuela Orlandi, non abbiamo il tutto e il contrario di tutto. Partiamo da questo aspetto che è molto importante. Allora, nel maggio e giugno del 1983 a Roma, proprio nella zona che va da Centralissimo. zona Vaticano, quindi piazza Santa Apollinare, alla zona del Nomentano, via Volturno, sono circa 3 chilometri in linea d'aria. Nel
Ci sono due sparizioni. Il 7 maggio, mi sembra, del 1983, sparisce una ragazza di 15 anni, Mirella Gregori, era di sabato, e invece il 22 giugno del 1983, a 3 km di distanza, sparisce, 3 km, 2 km e mezzo, sparisce Emanuela Orlandi. Mirella Gregori sparisce verso le ore 16:17, non si hanno più notizie di lei, l'ultima notizia certa c'è verso le ore 16. Per Qualcuno la Emanuela chiama, Orlandi, prego? le suona il Sì, citofono, giusto qualcuno così? la chiama, scende e poi si perdono Sparisce. queste tracce. Invece abbiamo che Emanuela Orlandi, l'unica notizia certa, quella che io chiamo L1M1, quindi luogo dell'ultima notizia in vita e momento dell'ultima notizia in vita, per quello che riguarda Emanuela Orlandi, è sabato 22 ottobre, ore 19:30, zona Corso del Rinascimento, fermata dell'autobus, perché lei in teoria doveva salire nel pullman, all'interno del pullman con due amiche. Non è salita che un'amica, dice, perché ha campato la scusa reale o non, oppure preparata, che c'era troppa gente. Un'altra amica è molto vaga, cioè di fatto che lei, che Emanuela Orlandi, non sale sul pullman. Abbiamo questi elementi certi. Da qui possiamo ipotizzare A, che le due scomparse siano collegate, quindi per motivi di personalità, di movente, di proprio identità del soggetto ignoto della combinazione criminale, oppure ci possiamo trovare di fronte a delle coincidenze. È anche vero che il nostro comune grande maestro Edgar Allan Poe diceva che le coincidenze nella vita dei pensatori sono dei grandissimi inciampi. Va bene? Tu stai sorridendo, sorrido anche io, perché noi due ogni tanto parliamo di Certo, Edgar di Edgar Allan Allan Poe, Poe, grande di maestro. Augusto Dupin, eccetera. Esattamente, è qualcosa in questi termini ha detto. Quindi sono coincidenze, possono essere o non possono essere. Come giustamente tu hai detto prima, è vero che si parla di una scomparsa all'interno del Vaticano, di una cittadina del Vaticano, ma non è che è scomparsa all'interno della chiesa di San Pietro, Certo. giusto? È scomparsa in un perimetro molto ampio, laddove lì c'è soltanto il perimetro invisibile, teorico del Vaticano, ma non si sa né dove comincia né dove finisce. Entra chiunque senza alcun problema. Io, avendo lo studio in Roma, zona tribunale, spesso e volentieri, quando vado a piedi, passo, vado al Vaticano, al Porticato, eccetera, non mi ferma nessuno, anche se quello è il Vaticano. L'unico problema è quando uno si vuole infilare invece all'interno proprio della struttura ecclesiastica. Quindi ci troviamo che possiamo inventarci qualunque cosa. Perché Certo. ho parlato del mistero a rizoma? Perché, non essendo stato risolto, come succede sempre, ma non solo in Italia, in tutti i misteri, è successo anche negli Stati Uniti, il mistero della bambina più bella del mondo, di America, di cui mi interessai professionalmente, John Mayne Ramsey. Allora, sono casi che, se non sono risolti fin dall'inizio, arrivano tutte le ipotesi, tutte le teorie, tutte le congetture, che sono affascinanti, ed è difficile poi poter dimostrare, in quanto non si hanno elementi certi, se una è vera o non. Vi faccio una parentesi: mentre per via Poma abbiamo qualche elemento certo e quindi non si possono inventare di nulla, per esempio, in questi giorni stanno dicendo all'interno dell'ascensore è stata trovata una macchietta di sangue gruppo B. Sappiamo che non è dell'assassino perché l'assassino è gruppo A. Quindi io dico: ma cosa volete? Poi qualcuno ha detto: quella macchia è stata scoperta nel 1990, però è stata repertata 20 anni dopo. Ma che vuol dire essere repertata? Repertamento è quando una traccia viene fissata, non quando viene studiata. Quindi, per
ciò nonostante, in via Poma abbiamo degli elementi certi, le teorie si vanno a cavallare e crescono un con l'altra proprio a livello del mistero a rizoma, cioè il fungo infinito che cresce e non si sa dove comincia e dove finisce. Quello che invece riguarda altri misteri, dove si ha e si sa veramente poco, allora le ipotesi sono tutte quante valide. Anche noi per cosa? Diciamo, allora, se sono collegate le due sparizioni, le due morti, allora ci troviamo di fronte a un disegno criminale o di un gruppo che agisce con scopi che noi non sappiamo, o altrimenti di fronte a un soggetto sadico, un predatore, un cacciatore di minorenni, una combinazione che caccia le minorenni, eccetera. Se invece i due casi non sono collegati, ci troviamo di fronte a due soggetti che possono aver agito nei confronti di Mirella Gregori, io penso per un contesto di aggressione sessuale che poi è finito male con la scomparsa del corpo, oppure se andiamo a collegarlo con gli aspetti di Emanuela Orlandi, può essere la stessa tipologia di aggressore, però non la stessa persona. E poi il secondo aggressore, o il primo aggressore, ha potuto e ho voluto far credere che fosse sempre la stessa persona per depistare. In questo ambito poi ci dobbiamo ricordare che si sono innestati ipotesi del coso, i balletti verdi, i balletti rosa, le guardie del corpo del Papa, i monsignori del Papa che ogni tanto erano dei manigoldi birichini libidinosi, questo qua io lo so, lo sappiamo, conosco anche dei monsignori dell'epoca che cavalcavano la cosiddetta cavallina, quindi che correvano sulla cavallina. Possono essere gruppi politici, poi si sono inventati, o può essere anche Marsincus, questione di ricatto, la banda della Magliana, Renatino De Pedis, cioè è uscito di tutto e di più. Poi è arrivato il gruppo terroristico dei Lupi Grigi, poi sono arrivati gruppi terroristici della Germania, soggetti poi che hanno messo in mezzo la questione in seguito di Papa Wojtyla e altro. Addirittura io venni contattato perché c'era qualcuno che riteneva che Emanuela Orlandi fosse ancora viva, che addirittura vivesse nella zona via della Conciliazione, quindi quella che Sì, sta accanto al Vaticano. Cioè nel si portale Vaticano. inventavano di tutto e di più. C'è chi si inventò anche, ipotizzò che Emanuela Orlandi non fosse la figlia del padre, ma fosse la figlia di qualche cardinale che poi è diventato papa. Cioè, si sono inventate, si dice a Roma, le peggio cose perché? Perché non c'era alcun riscontro. Allora, così come ci insegna Goya, il sonno della ragione genera mostri, noi possiamo dire che l'assenza di elementi certi genera i sogni più incredibili che possono anche sembrare reali, interessanti, ma assolutamente non lo sono. Io posso dire una cosa per esempio riguardo il Mostro di Firenze, posso? Devi. Allora, ricordo che quando con Nino Marazzita, grandissimo avvocato e grande amico, con Francesco Bruno, criminologo e psichiatra che ci ha lasciato da poco, Eh sì, stavamo purtroppo. lavorando sul caso di Pacciani e lo avevamo fatto assolvere, e mi capitò una relazione segreta di circa 400 pagine, ma fatta veramente bene, che mi affascinava, però era scritta con la macchina a martelletto, no? Sto parlando del 1996. Però questa è una relazione dell'anno prima, dove questi soggetti spiegavano tutto sui delitti del Mostro di Firenze, ma in una maniera veramente affascinante, cioè
venni catturato anche dalla capacità, dalla sapienza di scrivere, di porre una poetica, una semantica, cioè incredibile. Allora, fra i vari aspetti dicevano che il Mosso di Firenze era una setta segreta, la cosiddetta setta della Rosa Rossa. E dicevano che c'era, questi venivano tipo dalla casa dei Reali Savoia, dalla regina Sofia, dal re Umberto, eccetera, e dicevano che c'era un gruppo all'interno di questa setta che decideva quali delitti fare. E dice, fra questi delitti c'era anche quello, c'era la serie omicidiaria del Mostro di Firenze, e dava delle spiegazioni affascinanti. Poi spiegarono anche in questa relazione la struttura interna gerarchica organizzata di questa setta, e diceva che in questa setta c'erano dei personaggi che detenevano il cosiddetto anello di Re Salomone, cioè Beh. detenevano questo anello teorico che dava la possibilità, diceva, erano soggetti noti a livello mediatico che da una parte erano inseriti nell'ambito giudiziario e nell'altra parte avevano i contatti con il mondo mediatico. E dice, i nomi che andavano a citare sono Nino Marazzita, Carmelo Lavorino e Francesco Bruno. Io lessi questo. Ma ero così affascinato da questa lettura Ti sarebbe piaciuto che quasi. Non mi so dispiace che. pure che gli avevo detto questa cretinata. Infatti telefonai a Nino Marazzita e a Bruno dicendo, senti un po', dico, ma voi l'anello dove lo mantenete? Perché dico, Certo. io non riesco a trovarlo. E anche loro, avendo letto la relazione, diciamo, scoppiarono dalle risate, cioè facemmo le meglio risate. Allora al punto qua è. Vengono prodotte tante fantasie che hanno il diritto dovere di nascere, di esistere, perché per quel caso non si risolve. Allora, per risolvere il caso di Manuela Orlandi è difficilissimo, chiariamo questo, se non impossibile, allora si dovrebbero usare nuove metodologie. Prego. Allora, tornando all'appello del Papa, allora la prima pista che venne seguita, e che anch'io pensavo che fosse quella giusta, era che il Papa non lo dice nel suo appello, ma che Manuela fosse stata rapita ricattando il Vaticano. Allora, inizialmente il ricatto, poi lo si venne a scoprire dopo, il ricatto avrebbe riguardato uno scambio tra Manuela e Ali Accia. E su questa pista ci sono anche delle tracce piuttosto evidenti, perché ci sono le famose telefonate di rivendicazione da parte dell'americano, cosiddetto americano, che poi successivamente ebbe anche un nome, perché una persona si è fatta avanti dicendo che l'americano era lui, una persona su cui poi ti chiederò un parere. Allora, cosa ne pensi di questa pista e di tutte le tracce, i segni di vita quindi che la ragazza era in vita, lasciati la famosa cassetta con la registrazione dei suoi sospiri d'angoscia, cioè. Cosa ne pensi tu di questa pista? Allora, in questo caso poi si sono infilati i servizi segreti deviati, logge, giornalisti in gamba, giornalisti pessimi, cacciatori di scoop, sciacalli, eccetera. Io ritengo che noi non abbiamo alcuna prova che la voce sia di Emanuela Orlandi. Non abbiamo alcuna prova. Poi è ovvio che la famiglia Orlandi, specialmente il fratello, avendo interesse psicologico, sentimentale e affettivo di risolvere il caso, cerca di seguire tutte quante le piste. Però io ritengo che quella voce non fosse di Emanuela Orlandi. Tanto chi ha fatto la cosa, chiamiamola perizia, però in realtà sono accertamenti tecnici, l'ha fatta senza avere,
moltissimo materiale di riscontro. Quindi alcuni inizialmente dissero di no, che si trattava di un film pornografico quando si sentivano quei lamenti, mentre qualche altro ha detto di sì. Però qui non ci sta alcuna certezza. Qui noi non abbiamo in questo caso nessuna certezza. Quindi si sono innestati gli interessi deviati, luridi, politici, di soggetti che volevano emergere, oppure interessi anche contrastanti il Vaticano per pensare ad alcuni aspetti, altri per deviare ancora. Noi non sappiamo se ci troviamo di fronte a depistaggi, se ci troviamo di fronte a provocazioni, non sappiamo assolutamente nulla. Cioè, perché qualunque elemento, per quello che so io, qualunque elemento, qualunque traccia, qualunque micro indizio è venuto fuori, non aveva mai il carattere della certezza e dell'assolutezza. Cioè, non si poteva dire quella cosa, oppure quell'elemento è sicuramente riferibile a Emanuela Rolandi oppure al suo rapimento, perché abbiamo questa certezza assoluta. No, sono cose che sapevano tutti quanti, quindi arrivato a questo punto, ognuno si poteva inventare e teorizzare quello che vogliamo. Non dimentichiamo, per esempio, il rapimento del primo bambino ucciso dal mostro di Foligno, serial killer Luigi Chiatti, dove ci fu un provocatore, un certo Spilotros, che prese in giro le forze dell'ordine dicendo che era lui l'assassino. Fece una telefonata, tutti quanti ritenevano che lui avesse prodotto degli elementi che solo l'assassino poteva sapere, invece aveva ricostruito, un po' leggendo in un giornale, un po' in altro, un po' sentendo un pochino quello che dicevano gli inquirenti, quello che aleggiava nell'aria, e si è inventato tutto. E questo era praticamente un mitomane. Immaginiamoci, in questo caso si sono infilati mitomani, sciacalli, speculatori, depistatori, gente che era intenzionata, arrivato a questo punto, dice: noi abbiamo questo soggetto in carcere, parlo di Aliaccia, dice: inventiamoci, ora noi possiamo dire è vero o non è vero, inventiamoci questa struttura, questa pista, e così ne chiediamo la liberazione. Però io sinceramente, quando sento parlare qualche pentito di mafia, quando sento parlare i compagni di merende, quello di Pacciani, quando sento parlare a Ligancia, quando sento parlare qualche altro soggetto tipo Michele Misseri o altri, mi cadono le braccia a pensare che gli uomini dello Stato diano credito a questi balordi. Ecco, questo è quello che penso. Perché, ripeto, a livello teorico tutto è possibile, ma ci stanno degli eccellenti professionisti, ne cito solo due. Uno è Ferdinando Imposimato, il senatore che purtroppo è deceduto, e l'altro è un giornalista in gamba, Pino Nicotri. Hanno scritto anche loro due libri sul rapimento di Emanuela Orlandi, e hanno le loro ipotesi. Sono ipotesi differenti, ma estremamente logiche, che però io dico manca sempre quel maledetto quid della certezza. Ricordo quando parlai con il capo della squadra mobile di Roma, Nicola Cavaliere, parlammo anche di questo caso di Emanuela Orlandi. Io lui lo contattavo specialmente per il caso di Via Poma, era un simpaticone, un simpaticone. Parlando di Emanuela Orlandi, disse: sì, dice, abbiamo tante piste, tante ipotesi, dice, ma non c'è nessuna certezza. Dice: se fino a che non si riesce a prendere un elemento certo, come si fa? Dice: lo si deve agganciare, ancorare e andare al successivo. Cioè, le investigazioni di persone scomparse, dove si ha ben poco, rappresenta come la scalata di una roccia. Anello dopo anello.
artigliata, ma dice se noi non abbiamo dove artigliarci, abbiamo l'artiglio che sono le nostre capacità, la nostra voglia di sapere la verità, la nostra struttura investigativa, ma se non abbiamo la roccia, quale cammino possiamo fare? Ecco, questo punto. E se troviamo una roccia dove mettere l'artiglio, va bene? Incastrarlo, poi non sappiamo qual è il passo successivo. E qui ci fermiamo. Ecco perché per Emanuela Orlandi ci sono stati, diciamo, tanti allarmi e poi si sono tutti quanti tramutati in una bolla di sapone. Ora, ultimamente, è uscita questa grandissima novità che il Vaticano finalmente ha accettato la riapertura del caso, le indagini, eccetera. Però, sinceramente, già la procedura penale del codice, del nostro codice in Italia è farraginosa, è difficile andare avanti in maniera spedita. Quella del Vaticano, peggio ancora. Quindi questi qui non è, a mio avviso, che hanno intenzione di risolvere il caso, sto parlando della Polizia del Vaticano, hanno dato il contentino perché erano chiusi all'angolo, dovevano dire per forza qualcosa e questa risposta io la vedo come il ruggito del topo, perché se realmente la magistratura del Vaticano ha la volontà di risolvere il caso, intanto non doveva fare questa pubblicazione della notizia tramite l'agenzia, tramite un'agenzia di stampa, l'ADN Cronos, bensì dovevano stare zitti e cominciare a lavorare a livello sotterraneo, dovevano ascoltare tutto quello che la famiglia Orlandi con l'avvocato Osgroi, si chiama l'avvocato o avvocatessa, dovevano valutare le loro memorie difensive, le loro memorie analitiche, le piste che indicavano, i soggetti che chiedono di indicare, perché non è che hanno chiesto al Vaticano di risolvere il caso perché secondo loro Emanuela Orlandi è scomparsa a Baltimora, no? La famiglia Orlandi giustamente pensa che sia coinvolto qualche soggetto del Vaticano e qui purtroppo si va a chiedere al controllore di andare a guardare all'interno dei panni sporchi della propria famiglia. Beh, insomma, sappiamo che il Vaticano in questi panni sporchi al limite li lava, ma nessuno sa nulla. Per esempio, ricordiamoci di quando c'è stata la strage in Vaticano delle guardie del corpo del Papa, le guardie svizzere, lì non si è capito assolutamente cosa fosse accaduto. Mi sembra non vennero fatte nemmeno autopsie, eccetera, tutto quanto è stato messo a tacere. Quindi nel Vaticano la parola d'ordine, il valore prevalente è mettere a tacere. Tanto se siamo peccatori, siamo tutti peccatori e ci perdoniamo un con l'altro. Mi auguro che invece il Vaticano si possa attivare in maniera pura, però per fare questo occorrerebbero all'interno del pool dei cosi, della famiglia degli Orlandi, un team di figli di buona donna come i soggetti che fanno parte del mio team, perché vasi spinosi di cactus puoi controbattere soltanto con vasi spinosi di cactus, non ci puoi mettere né le api e né le lucertole. Allora, tornando sempre a questa ipotesi del rapimento a scopo terroristico internazionale, con il coinvolgimento della figura di Arcia, il fratello di Manuela sostiene che quando il Papa Giovanni Paolo II andò a trovare la famiglia, perché andò a trovare a scopo per consolarla, per fargli sentire la propria solidarietà,
sostiene che il Papa stesso abbia detto che dietro la scomparsa di Manuela c'erano ragioni di politica internazionale, sempre, alludendo quasi alla, cioè, dando credibilità quasi all'ipotesi dello scambio di Accia. Tu cosa ne pensi di questa cosa? Mi sembra di Allora io aver. penso esattamente questo, allora. Dobbiamo stare con i piedi per terra. Allora, se fosse stato vero, o se fosse vero, il Papa poi e il Vaticano avrebbero agito di conseguenza, cosa che non è accaduta. Poi, se fosse stato vero, sarebbe stato un segreto così forte che certamente non poteva andare a A dirlo. essere rivelato proprio alle persone in causa, ben sapendo che lo avrebbero propalato. A mio avviso, e torno sempre al discorso iniziale, qui cioè, si ha la tendenza che nel momento in cui si ha bisogno di un discorso, di una parola di conforto, di una soluzione, eccetera, ognuno interpreta le parole e il comportamento dell'altro a favore del proprio progetto, delle proprie, chiamiamole, di quello che si desidera, i desiderati, e praticamente ci possono stare anche dei leggerissimi malintesi. Allora è ovvio che qualunque sorriso del Papa, qualunque carezza, qualunque ammiccamento, i familiari giustamente lo hanno visto sempre come un atto, una possibilità di collaborazione, un atto positivo, e ognuno va a interpretare le cose per come ritiene di interpretarle, perché altrimenti noi avremmo visto gli aspetti positivi. Cioè sarebbe come viene rapito Moro, il presidente del Consiglio va a casa dei familiari di Moro e dice: badate, ci hanno telefonato le Brigate Rosse, ci dicono che se vogliamo liberare Moro, cioè se vogliamo libero Moro, dobbiamo liberare cinque terroristi. E poi non lo fanno, e poi lo negano. E che senso ha andare a dirlo alla famiglia Moro? Stesso discorso in questi termini. E qui noi non è che stiamo parlando di politici che hanno anche come nella loro, diciamo, tecnica comportamentale la bugia, la menzogna, lavorare su due piani. No, qui stiamo parlando del Papa, del Santo Padre, che non è che può andare a dire una cosa e il giorno dopo si rimangia questa cosa. Quindi, secondo me, è un'interpretazione che, allora, l'orecchio sente quello che il cervello e il cuore si aspettano. Allora, questa è proprio la cosiddetta aspettativa. Allora, avrebbero gradito sentirsi quello, sicuramente il Papa avrà dato delle parole, dei termini di speranza, eccetera, e ritengo che ci sia stata un'interpretazione forzata dalle sofferenze, eccetera. In casi del genere, però, insomma, sarebbe stato il caso che la famiglia, quando il Santo Padre è andato lì anche per fissare questo evento memorabile, se avesse registrato le parole sarebbe stato meglio. Allora, poi in questo caso, dopo qualche anno, c'è anche il fatto concreto che spuntano almeno due persone che dicono di essere stati i custodi o i carcerieri di Emanuele Orlandi. Il primo è il famoso Accetti, che era non si capisce bene chi. C'è un po' l'aria del mitomane, secondo me, proprio fatto e finito, però è una persona che dice di sapere molte cose, dice addirittura che essere stato incaricato di accompagnare, di sorvegliare la ragazza, ma in maniera, e l'abbia fatto in maniera blanda, no? E questo personaggio poi alla fine giunge a dire che è lui addirittura l'autore delle telefonate, della pista. Dello scambio di prigionieri, è lui che era quello che alterava la voce, la sua voce, la voce del che faceva la voce del cosiddetto americano.
eccetera, eccetera, con tanto poi di perizie sulla voce che hanno dato risultati contrastanti. Insomma, tu cosa ne pensi di questo personaggio? Che poi dopo mi sembra di poter dire che la magistratura stessa ha ritenuto non credibile. Esattamente, anch'io sono del parere, soggetto mitomane, con mire e problemi di adattamento psicologico e sociale. Ci ha provato come ci hanno provato in molti, lo ritengo né attendibile, quantomeno credibile, perché non ha saputo dare spiegazione a nulla di concreto, non ha saputo indicare con certezza luoghi, elementi di prova, elementi a riscontro, Fece elementi ritrovare di lo riscontro. strumento, no? Lo strumento della ragazza lo fece ritrovare, ma poi non si sa se apparteneva davvero a Emanuela, eccetera. Qualcosa, non c'è niente di sostanzioso, no? Allora, quello che noi notiamo in questo caso, ma in molti casi, per ora parliamo di questo, che praticamente tutti questi soggetti che vengono con le loro verità sconvolgenti, poi non portano prove, non portano elementi a riscontro, portano soltanto delle illazioni e chiedono di essere trattati come testimoni della corona, come se avessero ragione e non dovrebbero essere riscontrati. Per questo ho detto, purtroppo in questo caso abbiamo tante chiacchiere, proprio qui è il caso di dire le chiacchiere stanno a mille e i fatti a zero, non come qualcuno dice. E le chiacchiere stanno a zero. No, qui le chiacchiere sono tantissime. I fatti purtroppo stanno a zero. Perché ogni tanto interviene qualche soggetto, e ora io so che tu stai facendo una interessantissima lista di tutti quanti questi soggetti, quelli che io ho detto prima, che ci sono tante ipotesi, tutte belle, tutte interessanti, affascinanti, però non c'è alcun elemento di riscontro. Io non voglio anticipare, tu sicuramente adesso parlerai anche della tomba di Renatino De Pedis, eccetera, ma O tutte anche no, è queste. anche come si chiama dell'amante o della compagna di uno dei capi della banda Sì. che sostiene addirittura che stava a casa sua la ragazza. Esattamente, è stata a casa sua, però non ha dato elementi. Poi, infatti, qualcuno è andato a collegare che c'era una donna riccia. Che sarebbe stata vista verso le 19:30 a parlare con cosa con Emanuela Orlandi fuori dall'autobus, una di quelle due Ecco. ragazze, eccetera. Qui ci troviamo di fronte alle ipotesi, tante ipotesi che in effetti sono ipotesi che si fermano, e quando un'ipotesi muore è un problema. Cioè, il problema è questo, che l'ipotesi muore. Noi qui non abbiamo alcun elemento di prova, di testimonianza non abbiamo nulla. Il corpo della ragazza non l'abbiamo, non abbiamo tracce, non abbiamo assolutamente nulla. Quindi le ipotesi si possono sprecare. Infatti adesso questo che il Vaticano, dopo 40 anni, cioè è una cosa vergognosa, che dopo 40 anni si decide di muoversi, di muovere perché cosa, ma in che maniera viene a risolvere il caso te? E se per caso, chiedo scusa per la sovrapposizione, è coinvolto qualcuno del Vaticano, voi ce lo venite a dire? Ma manco morti. Allora hanno voluto dare purtroppo la caramellina dolce alla famiglia per acquietare la situazione per un periodo di tempo. Quello che secondo me è scandaloso è che questa cosa sia successa all'interno della nazione Italia e che la nazione Italia non possa intervenire con la propria giurisprudenza perché c'è il puntino Vaticano che dice non potete farlo per questi motivi, eccetera. E quindi qui noi ci troviamo di fronte alla impunità di questi soggetti, sempre se sono coinvolti, però dovrebbero rispondere. Il problema è che c'è pure la probabilità che questi qui, anche i personaggi indicati dal fratello di Emanuele Orlandi, abbiano proferito delle frasi pericolose, però non è detto che debbano essere riferite alla sorella. Forse nascondono altre porcate e per non rivelare queste porcate
sono costretti a non dire nulla, a glissare e a mandare le cose avanti. A volte capita in qualche omicidio, in qualche crimine, che qualche soggetto dia l'alibi falso e poi si scopre, sai, si dice, alibi falso è colpevole. No, a volte danno alibi falso perché? Perché stavano con l'amante, stavano in una situazione che non possono esibire pubblicamente e allora dicono le menzogne, ma non per coprirsi da quel reato, per coprirsi da altri problemi. Al che cosa farà il Vaticano? Io ho i miei grandissimi dubbi che realmente possa risolvere il tutto. Perché io direi, proprio applicando il metodo del cammino a ritroso, torniamo all'origine, torniamo ai primi spostamenti, ai primi movimenti di Quindi Emanuele. scusa se ti interrompo, secondo te il famoso dossier che dice che il fratello di Emanuela stava sulla scrivania del segretario di Papa Ratzinger, in realtà non esiste, non c'è un dossier negli archivi del Vaticano che riguarda indagini che poi furono svolte ma non furono mai rivelate. È difficile che ci sia una cosa del genere, secondo te? Senti, alle mie spalle, non in questa stanza, nella stanza precedente, io ho moltissimi dossier dove c'ho anche una grossa cartella, il caso Orlandi. Ah, Ma caspita. il fatto che io mi interessi di questo caso, ce l'ho anche all'interno del computer, non significa assolutamente che io abbia scoperto chi è stato. Allora, poiché è successo all'interno del Vaticano, è anche giusto e logico che il Vaticano e i personaggi che hanno alcuna responsabilità dirigenziale e penalistica abbiano questo dossier. Nel momento in cui sanno che possono ricevere qualcuno della famiglia, probabile lo mettono anche in bella vista. Quanti avvocati noi abbiamo visto che quando sono intervistati da chiunque mettono sul tavolo quel dossier? Quindi il fatto che ci sia il dossier, vuol dire incartamento, vuol dire l'insieme delle indagini che sono state fatte. Beh, se è successo lì all'interno, se è una cittadina del Vaticano, questi qui, anche per fare vedere che hanno fatto qualcosa o anche per dovere istituzionale, hanno pur dovuto fare qualcosa. Certo, sarebbe stato bellissimo se immediatamente lo avessero esibito con quello che c'era. Però domanda. Se questo dossier Orlandi, invece di averlo qualche alta istituzione del Vaticano, avesse avuto qualcuno al Tribunale di Roma, e il dossier non sarebbe stato Orlandi, ma sarebbe stato Gioacchino Rossi, lo avrebbero mostrato? No, perché? Perché dicono c'è il segreto istruttorio, o altrimenti poteva essere anche un blef. Quindi noi dobbiamo anche fare attenzione a non fare due pesi e due misure. Certo, sarebbe giustissimo che il Vaticano dice: sentite, noi abbiamo questo dossier, facciamo la clausola compromissoria del segreto assoluto, mandateci cinque esperti vostri, a iniziare dall'avvocato Sgroi, analizzate e valutiamo il tutto. Però da parte della famiglia ci deve stare l'impegno assoluto che chi è che conosce quei segreti? Avvocato Sgroi, tre persone assieme a lei, qualcuno della famiglia? Sarebbe giusto, però se fosse qualcuno della famiglia, che certezza avrebbero quelli lì del Vaticano del segreto in tal senso? Però se uno si impegna si potrebbe anche fare. Perché ammettiamo che poi che si viene a scoprire all'interno di questo dossier, faccio un'ipotesi, che c'erano tre monsignori che facevano i balletti rosa, verdi e celesti e non hanno nulla a che vedere però con la questione di Emanuele Orlandi, però sono stati anche sospettati all'interno di qualcuno del Vaticano. Ma sarebbe una notizia che poi resterebbe segreta? No. Ci sarebbe lo sputtanamento totale di questi soggetti del Vaticano. Ecco, secondo me ci troviamo questi livelli, e
poi naturalmente sarebbero delle notizie ghiottissime. E chi assicura il Vaticano che il momento in cui poi questo team comincia ad acquisire queste notizie c'è la segretezza assoluta? Noi sappiamo che almeno 150 giornalisti, comincerebbero ogni giorno a bersagliare queste 5 persone. E dai, dice qualcosa, e che ci dice, per piacere, noi ti abbiamo aiutato tanto, non ti aiutiamo più, non diciamo nulla, qualcosa filtra. Quindi, cioè, io dico, tutto è probabile. Certamente qui ci vorrebbe, ma non si può fare, qui ci vorrebbe un pugno sulla scrivania da parte dello Stato italiano, che dice, caro Vaticano, noi ti ospitiamo, non rompere le scatole, dacci tutto, ma ovviamente non si può fare. Nemmeno si può invadere il Vaticano, va bene? Anche perché mi sembra che se fosse invaso saremmo proprio noi italiani che lo dovremmo proteggere, eccetera. Quindi ci troviamo di fronte in questo gatto o cane che si morde la coda. Quindi prima di passare a qualcosa di più sostanzioso, cioè parlare delle tracce, delle ipotesi più verosimili, un'ultima cosa, questa mi ha colpito veramente, sempre in una sua intervista il fratello di Manuela ha detto che ha avuto un incontro con l'ultimo Papa, quello attualmente regnante, Papa Francesco. E quando quello grande gli ha chiesto se sapeva qualcosa o cosa ne pensasse del caso di sua sorella, pare che lui gli abbia detto: tua sorella è là e abbia indicato il Sì. cielo. Che ne pensi? Che come Qui ritieni siamo, che possa essere interpretato? cioè, guarda, io oggi sembro particolarmente buono, va bene? E che dico, qui ci troviamo sempre di fronte che il Papa Francesco può sapere e non può sapere. È ovvio che se lui non sa, ha il convincimento che abbiamo tutti, che al 99% la ragazza è morta, quindi dice, Certo, stai in certo. cielo. Nel caso che lui sappia qualcuno che sappia qualcosa che gli è arrivata tramite il segreto confessionale, come fa a dirlo? Se poi ho un segreto all'interno dello Stato Vaticano e se lui è tenuto soprattutto a mantenere questo segreto, come farebbe a dirlo? Qui è da vedere ora com'è messa la giurisprudenza del Vaticano, che io assolutamente non conosco. Però penso che è sempre il discorso di prima, che poi ognuno nelle risposte altrui vede, intravede quello che già gradisce ricevere come risposta. Cioè, che cosa avrebbe dovuto dire il Papa? Avrebbe dovuto dire tua sorella è viva? Cioè, Sì, no, infatti. no, se, immaginiamoci se avesse detto un qualcosa del genere, quello che sarebbe successo. Il Papa sa che Emanuela Orlandi è viva. Cioè, io sinceramente non conosco i termini della domanda, cioè non c'eravamo noi, ma noi queste notizie ci vengono sempre dal fratello di Emanuela Orlandi, sia la prima notizia sia questa. Intanto sono due notizie contrastanti, perché è mai possibile che dall'83 la ragazza è mantenuta in ostaggio da qualcuno che voleva ricattare il Vaticano o Punto. l'Italia per avere la liberazione dopo tutti questi Gli anni, è anche la costata Lombardia. un capitale, Il tenerla. Papa lo sa e non lo dice, cioè non c'è logicità da questo punto di vista. Allora crolla la prima. Andiamo alla seconda. Ma io dico, può anche essere, chiediamocelo al Papa. Cioè, semplice. Allora, il presidente Mattarella, che tanto si ama e si stima col Papa e viceversa, gli mandi una lettera. Dice: io sono il presidente degli italiani, Emanuela Orlandi è la mia cittadina, è scomparsa all'interno del tuo stato che noi proteggiamo, eccetera. Mi fai sapere com'è questa storia? Sì o no? Vediamo cosa risponde. Se il Papa o i papi, quelli che si sono succeduti, non hanno risposto alla famiglia Orlandi, ma io dico, se non rispondono al Presidente della Repubblica Italiana, al nostro Mattarella, allora sarebbe un'offesa
in primis al presidente Mattarella e poi a tutti quanti noi italiani. Allora, caro presidente Mattarella, vuoi fare gentilmente questa richiesta in nome del popolo italiano al Papa? Perché tu sei il rappresentante dei non italiani, sei il presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, sei il numero uno in Italia. Per piacere, parla con il numero uno della Chiesa. E visto che ogni tanto vi sentite, vi fate gli auguri, vi fate gli apprezzamenti, vediamo cosa ti risponde, perché ha il dovere e l'obbligo di risponderti. Tu sei d'accordo? Sì, sarebbe una cosa mia. Allora, gentilmente, chiedi ai tuoi collaboratori, a quelli della tua redazione, al nostro comune amico dottor Edoardo Montolli e tutti quanti di muoverci in tal senso. Allora chiediamo al Presidente della Repubblica Italiana, fai questa domanda, vediamo il Papa che ti risponde. E questa diventa la cartina di tornasole, perché il Papa non può mentire. Il Papa, proprio per definizione, non mente. Allora, non mentendo, vediamo cosa risponde al nostro Presidente. Ecco qua. Secondo me risponderà molto ragionevolmente che lui ha inteso esprimere una convinzione del tutto naturale, che a distanza Però di che anni. risponda, così almeno sappiamo com'è la situazione. Però se partiamo dal punto di vista che il Papa non dice le bugie, e non dice le bugie, non mente, allora gli dobbiamo credere. Allora tutte quante queste costruzioni che sono fatte si spostano. Perché qui io al fratello di Emanuela Orlandi lo capisco, cioè E certo, immaginiamoci, mancherebbe altro. una ragazza in famiglia l'abbiamo tutti quanti, quindi immaginiamoci il tormento che ha una famiglia nel non sapere cosa sia successo. Dico una cosa molto brutta, molto antipatica, una volta mia madre mi disse, proprio parlando di Emanuela Orlandi, mi disse, guarda Carmelo, dice, sarebbe meglio che fosse morta e che i genitori lo vengano a sapere. Cioè, dice, un genitore preferisce sapere che la figlia è morta e chiude il discorso, ma non che è scomparsa e non sa cosa le sta accadendo ogni giorno. Dice, così almeno dice, sai che è morta, ti metti l'anima in pace. Ma se non sai che è morta, è una sofferenza continua che ogni giorno si porta. Quelle che ci sono state, quella odierna e quelle che verranno. Allora, arrivato a questo punto, il Papa de deve dire sì o no. Va Dice bene, non so ma nulla, non so nulla. E così anche il fratello di Emanuela Orlandi decide quello che deve fare, eccetera. Perché altrimenti ci troviamo sempre in questa iperbole a salire, infinita di sofferenza, eccetera. vogliamo passare allora a raccontare cosa potrebbe essere successo? Secondo te, mi sembra che tu un'idea ce l'hai. Vabbè, allora l'idea è esattamente questa. Io ho la tendenza o a essere molto complicato, o altrimenti, in quello che riguarda la soluzione, che deve essere arzigogolata. Quindi ecco perché parlo sempre del nucleo dell'inganno strutturale, che c'è un qualcosa di particolare che impedisce di risolvere l'enigma, o altrimenti si applica il rasoio di Occam, cioè il metodo più semplice. Il metodo più semplice è da vedere quel famoso contatto che ci fu nei confronti di Emanuele Orlandi, quel personaggio che la corteggiava. Quel personaggio però era un soggetto che corteggiava anche diverse ragazzine nel circondario di 3-4 km, e qui possiamo anche tornare però a Mirella Gregori. Noi sappiamo che c'era questo soggetto che non è stato mai individuato, che prometteva, che ha promesso a Emanuela Orlandi, dice, guarda, se vieni a lavorare con me per l'Avon ti Ti do un sacco diamo di soldi. 350.000 lire, eccetera. I Stiamo a tempi. parlare dell'83, un sacco di soldi, un sacco di soldi, e questo soggetto non è stato mai individuato. Probabile, secondo me, questa è la pista che deve essere seguita. Deve essere collegata al background di molti soggetti, però
Bisogna fare un'analisi, però qui stiamo a parlare ormai di 40 anni fa, parlando di 40 anni fa, e io dico andiamo a seguire questi aspetti. Perché? Perché quando il caso criminale non viene risolto immediatamente, si verifica quello che abbiamo detto prima, il fenomeno del fungo a rizoma, quindi infinito, che arrivano tutte quante le possibilità, sono tutte quante valide. Io andrei a scegliere questo aspetto. E questo aspetto, dobbiamo dire, però può coinvolgere benissimamente, con altissima probabilità, qualche soggetto sporcaccione che stava in questo giro dei monsignori libidinosi del Vaticano, di cui sappiamo che ci sta anche qualche nome, eccetera. Ecco, io la storia la vedo in questi termini, però l'indagine deve essere fatta in maniera seria, accurata. Cioè, io ricordo andarono a denunciare la scomparsa della ragazza, mi sembra che dissero tornate domani, mi sembra di ricordare questo, o probabilmente accadde questo per Mirella Gregori. Quindi io dico, andiamo in questi aspetti spiccioli, tentiamo di individuare un soggetto del genere, perché se un soggetto del genere aveva questo modus operandi, non l'ha avuto soltanto nei confronti di Emanuela Orlandi, l'ha avuto anche nei confronti di altre ragazzine. E poiché la zona di intervento era quella di ragazzine però che avevano un collegamento col Vaticano, è altamente probabile che sia un soggetto che frequentava quegli ambienti. Non necessariamente deve avere la tonaca. Vediamo, però è un qualcosa, sono indagini che devono essere fatte seriamente. Quando l'indagine parte male, poi arriviamo a questo punto, che non si riesce a scoprire nulla. Quindi io farei questo modo. Ci stanno dei nomi su cui lavorare. È impossibile che i pedofili dell'epoca, gli sporcaccioni del Vaticano, gli sporcaccioni che giravano attorno a quella cerchia non fossero schedati. Qualcuno sa, togliamo queste barriere di segretezza. Però sono barriere di segretezza che devono essere tolte segretamente, cioè nel senso, se abbiamo 8 nomi di soggetti sporcaccioni, non devono essere buttati sui giornali. Cioè il Certo. problema è sempre questo, perché poi ognuno immerge il biscotto, il pane come vuole, rovina tutto, non si riesce a risolvere il caso. Vengono rovinate famiglie perché è chiaro che il soggetto di questi ha una famiglia. Sono naturalmente questi segreti intimi, inconfessabili, ovviamente riprovevoli, però andiamoci con i piedi di piombo, perché altrimenti poi ci tarpiamo le ali anche per la soluzione di altri casi. Io direi di procedere in questo Questo modo. modo. Quindi l'ipotesi che chiama in causa la banda della Magliana la ritieni scarsamente credibile? Sì, perché altrimenti sarebbero arrivati gli elementi di prova. Cioè, chiunque in quel periodo, cioè tutti sapevano quello che era successo a Emanuele Orlandi. Va bene, ognuno diceva: è stato questo, è stato questo, è stato quest'altro. Sono stato io, è stata la mia banda, è stata la mia formazione. Poi tutto si squagliava, non c'era mai nessun elemento di prova. Poi probabile, cioè io dico quale elemento contro noi abbiamo che sia stata la banda della Magliana, ma noi elementi contro non abbiamo. Il problema di questo caso è che non ci stanno gli elementi contro, perché ogni elemento contro poi diventa un elemento a favore, viceversa. Cioè non c'è nessuna prova, né in positivo né in negativo. Allora che si fa? Questo è il punto. Molto poi diventa scarsamente credibile. Quindi io dico che veramente bisognerebbe fare una camera di regia per i delitti irrisolti in Italia, ma non come hanno fatto questa commissione parlamentare che è stata praticamente ridicola. Prima la mafia,
c'è la cosa antimafia, poi il mostro di Firenze, poi via Poma, eccetera. Facciamo le cose seriamente, mettiamoci super professionisti a lavorare, ed è anche vero che un super professionista non è che possa risolvere e interessarsi di tanti casi. Allora dobbiamo prendere questi super professionisti e essi stessi devono formare dei gruppi di super professionisti che lavorano segretamente su questi casi. Perché se cominciano a fare che quando lavorano, fanno una conferenza stampa, se fanno intervistare, se lo vanno a porta a porta, se lo vanno a quarto grado, se lo vanno a chi l'ha visto, se lo vanno dall'animaccio a loro, è ovvio che il segreto salta, scoppiano le invidie e scoppiano i personalismi. No, qui lo Stato deve far formare un gruppo di super professionisti dell'investigazione criminale, dire risolvetemi questi casi. Avete tutto quello che volete, però segretezza assoluta, se no vi rompiamo le corna. Questo è il discorso. Si può fare una cosa del genere in Italia? No, Non so. è la patria della violazione del segreto istruttorio in Italia. Quindi, Ecco qua. un'ultima cosa, un'altra teoria che gira che riguarda uno scandalo finanziario, cioè che la banda della Magliana abbia versato i soldi. Questo è veramente mirabolante, versato i soldi delle sue malefatte allo IOR, quale IOR non le avrebbe più restituiti perché sarebbe andato in crack, e allora la banda della Magliana, per pungolarlo affinché gli ridesse indietro, avrebbe rapito questa ragazzina. Però non si capisce come è andata a finire poi la cosa, perché Ti faccio una domanda. In un caso del genere, invece di rapire questa ragazzina, non era per sarebbe loro. stato meglio rapire due suore? Sì. Ecco, allora il punto è questo: perché andare a prendere proprio questa ragazzina, che poteva anche significare pochissimo per il Vaticano? Vai a Sì. prendere due suore e vediamo un attimo le cose come si mettono. Quindi siamo sempre qua nel campo delle ipotesi. Poco credibili. Sono ipotesi che, cioè, non sono dimostrate, quindi diciamo tutto quanto è possibile. Qui bisogna restringere da capo, dico, bisogna fare le gabbie, e congiuntamente, mentre si fa le gabbie, bisogna creare anche un circuito interno di controllo degli errori affinché non si sbagli. È difficile, però insomma, in Italia queste cose per farle dovrebbe deciderle qualcuno che ha il potere e la volontà di farle. Qui c'è sta qualcuno che ha il potere e la volontà? Boh, secondo me no. Quindi Così tanta di stiamo. tempo è un po' difficile, in effetti, no? Se lo Ok. facevano volontariamente è un altro discorso, però allora non c'erano le condizioni, no? Appunto. Per dedicare questa cosa. Sì, ormai purtroppo la cosa più probabile, anche secondo me, è che finisca in nulla di fatto, no? Però Sì, non so. però ora aspettiamo un attimo l'evolversi della situazione, vediamo lo sviluppo, eccetera. Speriamo che anche la famiglia Orlandi attivi dei super professionisti per tutto questo, che vadano a collaborare con l'avvocato Sgroi. E vediamo un attimo, perché può essere una pista esatta o una pista non esatta, però non innamoriamoci delle piste. Io capisco che però che la famiglia di Emanuela sono 40 anni che sta sulla graticola per questi aspetti. Cioè, ripeto, c'è stato pure qualcuno che pensava addirittura che Emanuela Orlandi fosse viva e fosse la figlia di un papa. Eh beh, certo, questo era inevitabile. Cioè, le abbiamo sentite di tutti i colori, quindi qui bisogna applicare un metodo molto forte, violento, proprio il metodo che venne applicato da Alessandro Magno sul nodo gordiano. Nessuno sapeva sciogliere quel nodo, bravo, ci aveva andato, ci ha dato a spadata Ha prima che se risolto ne fosse il problema. morto. Ok? Ok, va bene, direi che l'abbiamo affrontato approfonditamente, a tutto campo ci siamo chiariti molte cose, abbiamo dato un'impostazione di questo caso e
Tu non hai mai indagato, Mi su sono questo, interessato se non esternamente, per interesse. non ho mai avuto incarichi ufficiali. Se mi dessero un incarico ufficiale, penso Piacerebbe. che potrei, certamente, penso che potrei avere anche voce e capitolo, eccetera. Anche perché poi ormai è chiaro che se, su questa ipotesi sicuramente si sono innestati degli approfittatori o degli Certo. acquistatori, basta vedere il caso di Accetti, sicuramente ci sono innestati, per cui dobbiamo darlo Ma per questo scontato. succede in tutto, anche però qui i depistaggi poi è da vedere perché ogni depistaggio è nato, eccetera. Va Va bene, bene. allora ti saluto, se ci saranno novità ne riparleremo. Chissà che qualcuno non ascolti questa tua conoscenza di questa tua disponibilità a indagare e ti incarichi, chi lo sa, non Sì, si può però mai. preferiamo innanzitutto che il presidente Mattarella Ecco, chieda giusto. al Santo Padre Qui ce la l'immunità chiediamo apostolica. definitivamente, se l'ha detto in un senso o l'ha detto in un altro. Esattamente, è così almeno, perché il Papa ha il dovere di dire la verità e non può dire le menzogne. Il nostro signor Presidente ha il dovere di rappresentare ogni problema di noi italiani a chi può risolverlo. Penso che qui ci troviamo di fronte all'equazione perfetta del Poi dolce sono due destro. galantuomini, quindi non c'è problema di Esattamente, parlarsi, no? Quindi esattamente. va bene, allora chiudiamo Esattamente. qui. Arrivederci. Arrivederci.